Hello, siamo in diretta. Così, per riprendere un po' il discorso, io ho fatto delle scelte un po' particolari di lettura e ho scelto dei testi che parlano di un Giappone un po' classico. Quindi ho scelto tutta narrativa, diciamo così, la facciamo rientrare nella narrativa, e sono testi che parlano di un Giappone antico. E quindi era un modo per riprendere dall'inizio il discorso. Io ho pensato di ributtarci nel Giappone tradizionale, così da assaporare quelle atmosfere di una volta. E i libri che ho scelto sono il Kojiki. Lo so che qua siamo accappottati, ma purtroppo non possiamo fare diversamente. Il Kojiki, che io ho amato molto quando lessi all'epoca della prima tesi, della tesi di magistrale. È un testo carico, ricco, pieno di curiosità, pieno di visioni del Giappone mitico e quindi mi sembrava un buon inizio. Poi ho scelto Storia di un tagliabambù, ve l'ho detto, qualcosa di molto semplice, molto tranquillo. Anche questo qua è un testo quasi, come dire, è il Giappone, carico di miti e leggende, è una, come dire, una narrazione proprio tipica del Giappone antico. Lo vedete? L'altro è La principessa di Sumiyoshi, anche lui un Giappone del X secolo, quindi ormai è andato. E l'ultimo è Kamo no Chome, I ricordi di un eremo. Questi sono rapidamente i testi che io ho pensato per stasera, anche perché sono molto efficaci ed efficienti per farsi fresco. Io appunto li ho scelti proprio perché è un modo un pochino diverso di avvicinarci al Giappone. Magari un pochino più tradizionale, ma sono testi abbastanza scorrevoli. Credo che il più spesso sia, eccolo qua, sia La principessa di Sumiyoshi, e siamo intorno alle 100 glossario, note, 124 pagine, quindi si può fare un buon modo di avvicinarsi a un Giappone più mitico. Questo è Gigi. Gigi, vieni qua. Gigi, se mi fai staccare la connessione io ti mangio. Ce ne mancano molti, no, nell'edizione italiana di testi classici. Basta pensare al Nihonshoki, che credo non sia ancora stato tradotto, o forse da poco, Leike Monogatari. Magari vi do un piccolo contesto per ognuno, proprio perché stiamo andando indietro nel tempo. Quindi se vi va io inizio, così non ci perdiamo tanto nelle chiacchiere. Il Kojiki è il primo di cui parliamo stasera. Si traduce, viene tradotto solitamente con Antiche cose scritte, Cronache di antichi eventi, ed è la più antica cronaca scritta del Giappone, uno dei primi testi pervenutici in effetti di narrativa giapponese, e la sua datazione è tra il 700 e il 712, in quel periodo lì, quindi siamo nell'ottavo secolo, siamo molto agli albori della storia del Giappone. Viene sempre accompagnato al Nihonshoki, che in qualche misura accompagna e continua la narrazione che è presente qui. Questa ha un taglio molto più mitico, il Nihonshoki ha la presunzione di avere un taglio più storico. In realtà, chiaramente, chiaramente, non l'ho detto nel video, lo dico qua. In realtà sono entrambi testi che hanno una forte valenza politica e che quindi all'interno raccolgono la mitologia prebuddista, quindi la mitologia shintoista, e la interpretano, la rivalutano, la rielaborano in chiave di legittimazione politica per l'imperatore, perché è una fase in cui il sovrano giapponese sta strutturando uno stato in stile cinese, quindi con un potere centrale molto forte. Quindi siamo appunto davanti a un testo che ci racconta la genesi del Giappone. Non è una cosmogonia in senso biblico, nemmello in senso ellenico, è proprio una nascita delle isole del Giappone, molto mirato, molto specifico. E la prima parte, io adesso ve ne racconterò una parte più breve perché è veramente lungo. Avevo pensato di raccontarvi una parte che a me piace tantissimo, ma ve la segnalo perché se ve la racconto a metà non capite. E appunto racconta dalla genesi dei primi kami fino alla genesi delle isole del Giappone, e quindi raccontandoci poi come si arriva a Amaterasu, e da Amaterasu poi a Susanoo, e poi appunto ai primi imperatori del Giappone. Quindi è molto 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 bello. Il testo si apre con un'introduzione di Paolo Villani, quindi un'introduzione che secondo me andrebbe letta,
perché almeno si riesce ad avere un contesto interessante per capire anche la valenza politica di questo libro. C'è sempre il rumore del gatto, non è... Scusate, adesso poi lo butto fuori. Allora, io vi introduco, faccio qualche pagina e poi mi fermo e voi mi dite se conoscete. Parole di Yasumaro, servitore di Sua Altezza, aggiunte come memoriale. Ci fu un tempo confuso in cui qualcosa iniziò a prendere una consistenza, ma ancora così indistinta, anonima e inerte che nessuno potrebbe descriverla. Poi il cielo e la terra si cominciarono a separare e primi a generarsi furono tre esseri misteriosi. Apparve la distinzione tra femmine e maschio e una sacra coppia generò una moltitudine di creature. Dopo la visita al regno invisibile, il sole e la luna spuntarono dall'avacro degli occhi e vari esseri sacri spuntarono da abluzioni nell'acqua del mare. Le primissime origini rimangono dunque oscure, ma insegnamenti antichi ci parlano di quando nacquero terre e isole. E i sapienti del passato ci illuminano sulla nascita degli esseri sommi e degli uomini. Così sappiamo dello specchio che venne appeso, delle gemme spuntate fuori da cui iniziò il succedersi di centinaia di principi, della spada masticata e dell'uccisione del drago, della presenza di miriadi di esseri sacri, del regno placato grazie alle loro decisioni presso il quieto fiume del cielo e alla sfida sulla spiaggia. Sua Altezza lo splendido Ninigi discese sulla cima del Takachi-ho. Il sovrano di Yamato Sacra attraversò l'isola Akizu. Quando apparve un essere dalle sembianze di Orso, Sua Altezza ricevette una spada celeste da Takakuragi. Momento. Suspense? Suspense, gatto? A ostacolargli il cammino ci furono persino genti cui cresceva la coda, ma il grosso corvo lo guidò fino a Yeshino. Ci si disfece dei nemici prestando orecchio a una canzone, danzando all'unisono. Colui che, consigliato da un sogno, istituì luoghi di culto ebbe fama di sovrano accorto. Colui che, scrutando i focolari, si prese cura del popolo, è ancora oggi conosciuto come il sovrano saggio. Dalla corte di Afumi Citeriore si segnarono i confini di nuove terre. Dalla corte di Asca Ulteriore si corressero i titoli nobiliari delle famiglie. E comunque i sovrani, in diverso grado e modo, non smisero mai di trarre esempio dall'antichità per ripristinare buone abitudini indebolitesi e di comparare ai loro i vecchi tempi per evitare che se ne perdesse l'ammaestramento. Venne il momento in cui al sovrano che regnò sulle 8 isole maggiori, sedendo nella reggia di Kiyomihara, ad Asuka, presagi e sogni suggerivano che era ora di compiere la propria opera. Presso un corso d'acqua, una notte, seppe che era il momento di ascendere al trono, ma le cose non erano ancora mature e si nascose fra i monti a meridione. Poi mosse con il favore del popolo verso Levante, avanzando a passo di tigre fra monti e fiumi con le sue tremende armate. Le lance erano possenti, gli armigeri impavidi, gli stendardi rosseggiavano tra le armi. I nemici finirono in pezzi e ben presto le avversità si placarono. Liberarono i buoi, fecero riposare i cavalli e ritornarono lieti a corte, dove riposte armi e stendardi festeggiarono con danze e canti. Il secondo mese di un anno del Gallo egli ascese al trono nella reggia di Kiyomihara. Fu retto più dei sovrani più esemplari. Una volta che le sacre insegne furono sue, tenne saldo il regno intero nell'abbraccio della propria santità dinastica. Sempre moderato fra gli estremi e in armonia con il mutare dei cicli naturali, saldo nei suoi sommi principi, li eresse a norma estendendo a tutto il regno i migliori comportamenti. Mai stanco di conoscere, Sua Altezza studiava il passato più remoto alla ricerca dei riflessi delle generazioni precedenti. E un giorno disse solenne: «Ho saputo che gli annali dinastici e le antichissime storie in possesso delle varie famiglie non sono più conformi a verità. Molte falsità vi si sono accumulate. Se gli errori non vengono corretti subito, rovineranno ben presto il significato dei testi che trasmettono i principi fondamentali del nostro regno. Sarà bene dunque rivedere gli annali dinastici e controllare le storie antiche per eliminare gli errori e stabilire la verità da trasmettere ai posteri». Vi era già allora un cortigiano della famiglia Hieda,
e di nome Are, di 28 anni, di straordinaria intelligenza, capace di leggere a prima vista e di tenere a mente anche il minimo fruscio. Gli fu ordinato di imparare le genealogie dinastiche e le più antiche storie. La faccenda però non proseguì perché ci fu la successione al trono. Sua Altezza, ai cui piedi oggi mi prostro, illumina il regno del trono in armonia con il cosmo, spandendo dalla reggia la propria influenza fino ai più lontani confini del paese. Il sole brilla, le nubi si disperdono, giungono continuamente notizie di segni favorevoli, come rami intrecciati a doppie spighe. Tributi da regioni assai distanti si accumulano, la sua fama e la sua virtù sorpassano gli esempi della tradizione. Avendo il cruccio per gli errori nelle antiche storie e la volontà di correggere le sviste degli annali, il 18° giorno del 9° mese del 4° anno Wado mi ha impartito l'ordine di riscrivere gli antichi testi, che Are degli Hieda era stato incaricato di imparare e di presentare al trono il risultato. Il che è stato fatto con molta attenzione anche ai dettagli. Nei tempi antichi farsi intendere parlando era semplice, come mettere le parole per iscritto resta un dilemma. Se i caratteri li si usa per quello che significano, nel narrare, i vocaboli non toccano le nostre corde più intime, ma se li si asserve tutti alle sonorità della lingua, il testo si fa troppo lungo. Per cui ho scelto talora di mescolare nella stessa frase caratteri usati per quello che significano con caratteri usati per esprimere i suoni, talora di scrivere soltanto con caratteri usati per quello che significano. Le parole difficili le ho chiarite in note, ma non ho aggiunto spiegazioni dove il senso è facile da capire. Ho lasciato inalterata l'ortografia tradizionale di nomi quali Kosaka o Tarashi. La narrazione ha inizio con le origini del mondo e termina con chi sedette sul trono a Uoharida. Il primo capitolo narra del sacro Amenominakanushi, fino a Sua Altezza il principe dell'incompleto riparo di penne di Cormorano. Il secondo capitolo narra di Sua Altezza Hihare, principe di Yamato, sacra, fino al regno di Homuda. Il terzo capitolo narra da Sua Altezza Sasaki, il grande, fino a che regnò a Uoharida. Umilissimamente, dunque, oso presentare al trono i tre capitoli da me redatti. Quello che vi ho letto è è il primo capitolo, un pezzo del primo capitolo, ed è quindi come dire, l'introduzione di chi scrive per spiegare perché viene composta quest'opera. Quindi all'inizio ci racconta che cosa troviamo nell'opera e poi il motivo per cui quest'opera è stata redatta e poi quando è stata consegnata. Il Kojiki non è immediato da leggere. È un testo che è tradotto chiaramente in un italiano che deve ricordare una lingua più arcaica, quindi non scorre come i libri contemporanei, ovviamente. Secondo me ha un gran fascino. È un testo che ci racconta di un'epoca mitica molto, molto interessante e molto distante dalla nostra. E secondo me, qui, in alcuni passaggi, soprattutto per esempio quando si parla di Izanami e di Izanagi, quindi della coppia mitica, che è la coppia da cui nasce tutto il Giappone, allora ci sono dei passaggi molto, molto delicati e molto interessanti che ci danno anche spiegazioni su molte tematiche che nel Giappone esistono ancora oggi, come il passaggio in cui Izanami muore e diventa, in passaggi successivi, la regina dell'oltretomba, diciamola così. Quindi io spero che questo è in commercio, è di Marsili, è ancora, di Marsilio, scusate, è ancora ampiamente disponibile, forse non è tra i più, così, tra i più facili, facilissimi, non facili, tra i più immediati da reperire, ma arriva anche lui, quindi questo io ve lo consiglio. Va detto, oramai il Kojiki è un testo così antico che si trova ampiamente in tutte le biblioteche e si trova ampiamente in PDF. Quindi, magari non in questa edizione, non in questa traduzione, che è una traduzione molto ben fatta, in qualche altra traduzione meno. Ma non meno, però in qualche altra traduzione forse più vecchia, però si trova. È proprio un po' un testo di riferimento. Ovviamente non è un testo sacro, e quindi c'è un autore, c'è uno schema politico molto chiaro di fondo, però è molto importante nella cultura, a ogni livello, il Kojiki, anche perché ha una carica mitica molto forte, quindi all'interno ci sono veramente tanti. Tantissimi riferimenti,
Se si parla di sciamanesimo si deve studiare il Kojiki, se si parla di danze sacre si studia il Kojiki, se si parla di impero giapponese, l'imperatore giapponese si deve leggere il Kojiki, quindi è tanto presente. E poi ci sono tante narrazioni molto belle da rappresentare, quindi nei manga si presta tantissimo, proprio perché è un immaginario molto diverso da noi che affascina, secondo me. E lì si vede la diversità creativa, culturale del Giappone antico, secondo me. Allora, io passerei alla storia di un tagliabambù, se vi va. Non so dove mettermi, qua c'è un riflesso terribile. Taketori Monogatari, che è del X secolo, quindi siamo un pochino oltre, siamo tipo 2 secoli dopo, di Anonimo. È una storia molto delicata questa, la storia legata a appunto una coppia. Il tagliabambù e la moglie trovano questa bambina Kaguya dentro un tronco di un bambù e la salvano. E questa bambina in realtà non è una bambina come tante, è la principessa splendente, quindi è un essere celeste che ripagherà il tagliabambù in tanti modi, con tanta fortuna nella vita. Crescerà con loro come se fosse loro figlia, e poi alla fine, quando crescerà, diventerà una donna molto bella. Sì, è una storia bellissima. Diventerà una donna molto bella, avrà tutti gli uomini del regno, compreso il principe, che vorranno sposarla. E lei, alla fine, tra varie vicissitudini che non sto a raccontarvi qua, farà ritorno al suo regno. Quindi tornerà al suo regno celeste e abbandonerà i suoi genitori adottivi, pur con grande amore, pur quindi con questa vena molto malinconica di fondo, molto sì, malinconica, molto triste e carica di amore, ecco. Ed è una storia molto toccante. È molto breve il testo, forse, anzi, non forse, sicuramente più breve del Kojiki. Perché allora, di tutto il testo, la narrazione vera è questa qua. Quindi da pagina 41 a pagina 88, anzi 87. Il resto sono apparati, quindi sono le note, il glossario e poi l'introduzione di Adriana Boscaro e delle specifiche sulle traduzioni, proprio perché è una storia iper raccontata, tradotta in mille modi, che arriva dalla tradizione popolare. E anche questa è una storia molto tipica della cultura giapponese, che torna in tante, al di là dell'essere proprio riproposta in tanti media come anime, manga, film, eccetera, eccetera, torna anche in tante altre citazioni sparse qua e là. Vi leggo la prima parte, così. Questa io l'ho letta anche a mio figlio. Anzi, più che lettera gliel'ho raccontata, perché ho trovato una storia molto carina, e allora la sera, prima di andare a dormire, ogni tanto gli racconto la storia del tagliabambù, e lui oramai mi chiede la storia del tagliabambù. C'era una volta un vecchio tagliabambù. Andava per monti e valli in cerca di bambù che utilizzava in modi diversi. Si chiamava Sanuki no Miyatsuko. Orbene, tra i bambù ce n'era uno che ai piedi del tronco emanava un vivo chiarore. Sorpreso, il vecchio si avvicinò e vide che la luce proveniva dall'interno. Guardò meglio. C'era un esserino umano alto appena 3 pollici, di una grazia incantevole. Disse tra sé e sé: dato che si trova in questo bambù che vedo ogni giorno, mattino e sera, è chiaro che è lei che vuole diventare mia figlia, e se la portò a casa tenendola nel palmo della mano. L'affidò alla vecchia moglie perché ne avesse cura. La sua leggiadria era senza pari, dato che era così piccola, la misero in un cestino di bambù. Dopo la scoperta della bimba, quando il vecchio andava a raccogliere bambù, ne trovava spesso la cavità piena d'oro. E ciò lo portò di passo in passo verso la ricchezza. Tra mille cure, la bimba cresceva a vista d'occhio. Dopo appena 3 mesi aveva già raggiunto una statura normale, così che ci si preparò ad annodarle i capelli e a farle indossare abiti da giovane fanciulla. Era allevata con grande amore e mai le era concesso di comparire da dietro le cortine. Aveva una purezza di lineamenti senza eguali e nella casa non vi era angolo oscuro, tanta luce essa emanava. Anche se il vecchio non si sentiva, per la quale al solo vederla si rasserenava e la collera sveniva.
Per un certo periodo di tempo il vecchio continuò a tagliare bambù e divenne ricco e potente. Quando la ragazza si fece bella alta, fu fatto venire Mimurodoi Mube no Akita per la cerimonia del nome. Akita la chiamò Nayotake no Kaguya Hime, la principessa splendente del flessibile bambù. Per l'occasione le feste durarono 3 giorni. Si fecero 1000 giochi, tutti erano stati invitati, nessuno escluso, e si divertirono molto. Il corteggio dei nobili, il corteggiamento dei, no, dei giovani nobili. Tutti gli uomini del paese, nobili o contadini che fossero, a forza di sentir ripetere quella Kaguya Hime, cosa non si farebbe per ottenere la sua mano o anche solo per vederla? Erano travolti dall'ammirazione. Ma non era facile scorgerla, né per quelli della casa stessa, né per quelli che vi gironzolavano attorno. Rinunciando al sonno ristoratore, se ne uscivano persino nelle notti più buie per andare a fare dei fori nella palizzata e spiare dagli interstizi. E da allora che fare la corte si dice yobai. Ma tutto questo darsi da fare nei paraggi, nei luoghi più impensabili, era vano. Tentarono di conversare almeno con quelli di casa, ma appena rivolgevano loro la parola, questi giravano le spalle. Numerosi erano i giovani signori che non si allontanavano più da là, dall'alba al crepuscolo, dalla sera alla mattina. Coloro i cui sentimenti erano superficiali, deciso che era inutile continuare tali vani tentativi, finirono per non recarsi più alla casa. Rimasero solo in 5, noti per il loro amore per le donne, a continuare il corteggiamento giorno e notte, senza abbandonare per un istante il loro disegno. Erano il principe Ishitsukuri, il principe Kuramochi, il ministro della destra Abeno Mimuraji, il Dainogan, grande consigliere, Dainagon, grande consigliere, Ōtomo no Miyuki e il Chunagon, consigliere di mezzo, i Sonokami no Marotari. Uomini ai quali bastava sentir dire che una donna delle più comuni possedeva qualche tratto di bellezza, che desideravano subito vederla. Ardevano di poter scorgere Kaguya Hime tanto da non mangiare più. Si recavano quindi alla casa del tagliabambù, ma vi si aggiravano intorno senza alcun risultato. Le scrivevano lettere che restavano senza risposta, le facevano recapitare malinconici versi da loro composti e benché non avessero alcuna speranza di successo, né neve, né gelo d'inverno, né sole e temporali d'estate avrebbero loro impedito di ritornare. Come sono ostici, Madonna davvero. Talvolta chiamavano fuori il vecchio e prostrati a terra lo scongiuravano a mani giunte, accordateci vostra figlia. Ma la risposta era sempre la stessa: non posso decidere io perché non è nato da me. E così passavano giorni e mesi. Rientrati nelle loro case, immersi in tristi pensieri, imploravano le divinità, facevano voti propiziatori. Ma non riuscivano a dimenticare. Alla fin fine dovranno pur darla in sposa un giorno o l'altro, pensavano. Aggrappandosi a questo spiraglio di speranza, eccoli di ritorno a ribadire i loro sentimenti. Vedendo ciò, il vecchio disse a Kaguya Hime: mia preziosa fanciulla, anche se sei un essere soprannaturale sotto forma umana, ho fatto del mio meglio per allevarti sino ad ora. Degnati di ascoltare le parole di un povero vecchio. Kaguya Hime rispose: ascolterò rispettosamente le vostre parole. Non so se il mio corpo è quello di un essere soprannaturale, ma vi considero come mio padre. Allora il vecchio le disse: ciò che mi dici mi riempie di gioia, ma questo vecchio ha già più di 70 anni. Il mio destino si compirà oggi o domani, non lo so. Tra gli abitanti di questo mondo l'uomo si unisce alla donna, la donna si unisce all'uomo, è così che le famiglie si crescono. Perché non fare lo stesso? Kaguya Hime chiese: come posso fare una cosa del genere? E il vecchio: anche se sei un essere soprannaturale, hai tuttavia il corpo di una donna. Mentre questo vecchio è ancora in vita, potresti fare così. Rifletti su quanto essi ti hanno ormai detto per mesi e anni, poi prendi una decisione e unisciti a uno di loro. Io lo trovo infatti molto, molto evocativo, brava, sì, proprio quella parola che mi viene, perché è tradotto in modo da ricordare molto la favola, quindi non è pesante, gli avvenimenti si sviluppano velocemente, i passaggi sono abbastanza chiari, a parte i nomi che, come avete visto e come avete sentito, si aggarbugliano sulla lingua, però è un testo piccolino. Piccolino, piccolino, che credo possa piacere abbastanza a chiunque, proprio perché non è faticoso, non è, sì, non è particolarmente spesso, non è lungo, ha un apparato di spiegazione davanti all'inizio molto interessante, quindi
Ci porta in un Giappone molto, molto tradizionale, molto onirico, molto, molto leggenda, ecco, quindi questo io lo, non so se lo vedete, lo consiglio molto bene. Siamo a metà, eh? Adesso stiamo arrivando alla conclusione, quasi. Allora, l'altro che io volevo presentarvi questa sera è la dama di Sumiyoshi, la principessa di Sumiyoshi, un altro anonimo. Siamo sempre nel X secolo circa. Questo testo, dunque, inizia, vediamo un po' quanto è lungo, queste sono ancora parti introduttive, eccolo qua. Siamo tra, dunque, 57, siamo sull'ordine delle 70 pagine, quindi è veramente anche questo molto scorrevole. E per molto tempo, ancora oggi, è considerata una storia alla Cenerentola, quindi la storia di una giovane donna che viene, sì, che viene costantemente, diciamo, bullizzata dalla matrigna e che quindi ha una vita particolarmente difficile che poi si sviluppa e succedono varie cose. Ed è molto spesso associato all'altro, alla storia di Ochikubo, quindi all'Ochikubo Monogatari, che è sullo stesso periodo spesso. Anche qui la storia è sempre appunto quella di una donna, di una giovane donna che si confronta con una matrigna particolarmente cattiva, che tra l'altro è poi un topos letterario molto diffuso anche nelle epoche successive, il confronto tra le due generazioni di donne, un confronto sempre o spesso molto in attrito, sì, molto negativo, dove non c'è mai l'amore. Tipico invece della relazione madre e figlia, ecco. Quindi, e infatti Marsilio anche lui stesso ci dice, scusate, non so se vedete, ah ma al contrario, quindi inutile, la fiaba di Cenerentola nel Giappone del X secolo. Chiaro che i paragoni lasciano sempre il tempo che trovano, perché Cenerentola è una favola molto europea, che si porta dietro molte caratteristiche dell'Europa centrale, però è interessante vedere come certi riferimenti, certe immagini, si ripropongano anche a distanza di migliaia di chilometri. Le introduzioni e l'apparato esplicativo presente in questo libro sono di Carolina Negri. E in questa parte centrale esplicativa c'è un passaggio anche molto interessante, oltre appunto alla figliastra maltrattata, questi confronti con Cenerentola, l'epoca Heian, con tutta una serie di riferimenti, c'è anche un'analisi comparativa rapida ma interessante con il Genji Monogatari. Quindi potrebbe essere anche questo interessante. Allora, leggerò anche qui un poco, velocemente, così poi passiamo all'ultimo e potete riflettere su questo Giappone più tradizionale. C'era una volta un secondo consigliere che ricopriva anche la carica di comandante delle guardie di cancello della sezione di sinistra. Aveva due mogli e trascorreva la sua esistenza recandosi ora dall'una e ora dall'altra. Una delle mogli era la figlia di un potente ciambellano straordinario che aveva messo al mondo due fanciulle. L'altra, invece, era la figlia di un imperatore allora defunto, ed era sotto tutti gli aspetti una persona fuori dall'ordinario. Fu forse il destino a volere che il secondo consigliere avesse proprio con quest'ultima una relazione segreta, che ben presto apparve agli occhi di tutti come un legame indissolubile, determinato da una precedente esistenza. Passò il tempo e da questa relazione nacque una splendida bimba che fu chiamata Himegimi. Il secondo consigliere l'allevava con un immenso amore, secondo i suoi desideri. E con il passare dei giorni e dei mesi essa si faceva sempre più bella. Quando Himegimi aveva 8 anni, la madre cominciò a star male e a soffrire molto. Col tempo le sue condizioni di salute peggiorarono sempre più e perciò un giorno, tra le lacrime, disse al secondo consigliere: Mi preoccupo molto dell'avvenire che avrà Himegimi quando io non ci sarò più. Se dovessi morire, non fatela sposare con un uomo di basso rango e adoperatevi in tutti i modi per farla entrare a corte. Vi prego di considerarla alla stregua delle altre vostre figlie. Senza di voi potrò davvero sopravvivere in questo mondo di dolore? Fece il secondo consigliere sconfortato. Tuttavia, poiché in questo mondo tutto è fugace, la madre di Himegimi morì e di lei rimase soltanto un lontano ricordo.
Voglio seguire anch'io lo stesso sentiero, si disperava il secondo consigliere, ma non ci fu niente da fare. Si preoccupò allora che la cerimonia funebre fosse svolta con tutti gli onori e quando furono passati i 49 giorni di lutto si trasferì a casa dell'altra moglie. Himegimi, nonostante la tenera età, avvertiva la mancanza della madre e soffriva molto. Quando poi il padre se ne andò, la sua malinconia divenne ancora più profonda e come un tenero Hagi soffocato dalla rugiada era abbattuta dal dolore che opprimeva il suo giovane cuore. La nutrice faceva di tutto per distrarla e il secondo consigliere, che veniva di tanto in tanto a farle visita, quando stava per congedarsi provava un'intensa pena a vedere che si aggrappava alle maniche del suo Nooshi e non voleva più lasciarlo andare. In un primo momento aveva pensato di farla vivere insieme alle sue sorellastre, ma poi, ben sapendo che i rapporti tra matrigna e figliastre sono sempre molto complicati, decise di farla stare con la sua nutrice. La radiosa bellezza di Himegimi aumentava di anno in anno. E la nutrice, accarezzandole i capelli, non faceva che dirle tra le lacrime: «Oh, come vorrei che vostra madre potesse vedere come vi siete fatta bella!» Compiuti 10 anni, ero ormai in grado di capire tante cose. Allora la nutrice, che non aveva dimenticato le ultime parole della madre, un giorno disse al secondo consigliere: «Fin quando Himegimi è piccola, in un modo o nell'altro può cavarsela, ma in futuro che ne sarà di lei?» A queste parole il secondo consigliere rispose: «Anch'io non me ne dimentico mai. Ma pur pensandoci trascorro le mie giornate preso da un mare di cose inutili. Ad ogni modo, tu ti trasferirai nella mia residenza e continuerai a prenderti cura di lei. Questo a partire dal 10° giorno del primo mese». Presa questa decisione, se ne andò. Quando quel giorno arrivò, il secondo consigliere l'accolse nella sua residenza e vedendola familiarizzare con le sorellastre pensò: «Come sono contento!» Nakanogimi e Sannogimi erano assai graziose d'aspetto, ma Himegimi di 2 anni più grande quanto bellezza non temeva paragoni. La nutrice aveva una figlia che si chiamava Jiju, era proprio una fanciulla perfetta, a cominciare dal carattere, essendo inoltre anche molto chiacchierona, sembrava la compagna ideale per Himegimi, con la quale trascorreva le sue giornate senza allontanarsi neanche per un momento. Il secondo consigliere preparò gli appartamenti del padiglione occidentale affinché Himegimi potesse risiedervi. La sorellastra Nakanogimi si era nel frattempo sposata con un colonnello e sia lei sia Sannogimi erano proprio due fanciulle adorabili. La nutrice, preoccupata, ricordava sempre al secondo consigliere che la madre di Himegimi voleva farla entrare a corte, ma egli le diceva: «Anch'io non smetto mai di pensarci, però, anche se ne parlo a mia moglie, dal momento che non è sua figlia, è difficile che nutra per lei i miei stessi sentimenti». Mentre il secondo consigliere trascorreva giorni e mesi tra mille assillanti preoccupazioni, un giovane eccezionale, tenente di quarto grado e figlio del grande ministro della destra, pensava: «Come vorrei trovare la donna dei miei sogni!» Nella sua residenza c'era una serva di nome Sora Sae, che essendo ormai anziana era diventata una dama di compagnia e aveva preso il nome di Chikuzen. Era la moglie di un certo Taifu a servizio nella casa della madre di Himegimi e perciò un tempo vedeva quest'ultima da mattina a sera. Un giorno, mentre era nel padiglione settentrionale della residenza e spettegolava di questa e di quell'altra persona, Chikuzen disse: «La figlia del secondo consigliere e della principessa da piccola era di una bellezza straordinaria, ma era così infelice da avere l'aria di un tenero Hagi soffocato dalla rugiada. Chissà adesso come sarà diventata bella. Sono 4 o 5 anni da quando le è morta la madre che non vado più da lei». Ora non vado avanti perché poi diventa lungo e non ci sono tanti altri spazi dove interrompersi, però l'atmosfera l'avete percepita, immagino, quindi siamo in un contesto che ricorda in effetti un po' di più quello del Genji, quindi l'organizzazione della corte, le gelosie tra varie mogli, le figlie che crescono in aree diverse della casa o addirittura in strutture diverse, e la descrizione della bellezza di questa bambina con appunto richiami a caratteristiche anche che ricordano in effetti Cenerentola. Quindi una delle poche storie classiche giapponesi che dopo tutto ha un lieto fine, perché in effetti la principessa splendente ha un finale dolce amaro, quindi non può essere esattamente, esattamente un lieto fine. E arriviamo all'ultima, che è Ricordi di un eremo. Di Kamo no Chōmei, è un'opera un pochino posteriore, siamo nel 1212, quindi nel XIII secolo, e si basa su una storia
più antica, scusate, veramente caldo, cinese del X secolo. Si basa, non è esattamente né una traduzione né una semplice trasposizione. È un testo, scusate, c'è un anche questo è composto da una interessante introduzione di Francesca Fraccaro, che va avanti per quasi per più di 40 pagine, e quindi siamo in un mondo decisamente diverso, siamo in una storia decisamente diversa da quelle che abbiamo letto prima. Potremmo dire che usciamo dal mondo puramente mitico, puramente, come dire, onirico delle favole precedenti, e c'è veramente una parte introduttiva molto lunga, perché diciamo, questo settore del libro, queste parti qua, è tutta introduzione, e poi invece tutta questa parte qua è narrazione. Quindi anche qua io vi racconterei velocemente la prima parte, se vi va, così poi chiudiamo la parte di lettura e chiudiamo la diretta senza che io debba fare fretta, che poi mi viene l'ansia. Scorre incessante il fiume e la sua acqua non è mai la stessa. Nelle sacche le bolle là si formano, qui si dissolvono, non una di esse rimane per molto. Così è per l'uomo e la sua abitazione. Sembra possano sfidare in periture i secoli le dimore di grandi e meno grandi che a fianco l'una dell'altra fanno gara di maestosità e splendore nella capitale fuggente, e invece, a ben guardare, sono rare quelle rimaste tali sin dai tempi antichi. Alcune, bruciate l'anno scorso, le hanno ricostruite in questo. Altre erano grandi magioni, ma cadute in rovina sono diventate ora piccole case. Così è per i loro abitanti. Il luogo è il medesimo, la gente che ci vive è sempre numerosa, e tuttavia saranno rimasti sì e no uno o due d'una trentina che erano quelli che vi conoscevamo. Per un uomo che muore al mattino, uno ne nasce alla sera. Così è di norma il nostro vivere, e in questo sembra davvero semplice schiuma sull'acqua. Nel suo nascere e morire, donde venga l'uomo, dove vada, io non so, né so in questa effimera dimora che è il mondo, per chi ci assilli, per quali ragioni si pensi al solo diletto degli occhi. Non competono che in transitorietà simili padroni, e le loro case, e per condizione, non sono diverse da un convolvolo cosparso di rugiada. Può darsi infatti che la rugiada scivoli via e rimanga il fiore, ma esso rimarrà soltanto per appassire al sole del mattino, o forse sarà il fiore ad avvizzire prima del dissolversi della rugiada, ma anche così questa non vedrà sera. Dacché ho preso conoscenza dei fatti della vita, nelle 40 e più primavere passate, una dopo l'altra, si sono accumulate le occasioni in cui ho visto accadere eventi impensabili al mondo. Deve essere stato il terzo anno della scorsa era Engen, 1177. 28° giorno del quarto mese. La sera, tutt'altro che tranquilla perché il vento soffiava impetuoso, all'ora del cane scoppiò un incendio nella parte sud-orientale della città e si estese poi in direzione opposta, sino a raggiungere lo Shushakumen, il Daikokuden, il Daigakuryo e il Minbusho, che nel giro di una notte furono così ridotti in cenere. Dicono che l'incendio abbia origine a Higuchi Tominokoji, ossia che le fiamme si svilupparono da un assetto temporaneo ivi costruito per ospitare dei danzatori. Sospinte qui e lì nel vento, esse dilagarono a ventaglio. Le case più lontane erano soffocate dal fumo, quelle vicine erano accerchiate dalle fiamme. Nel cielo notturno, rosso di una coltre di fumo da cui filtravano i bagliori dell'incendio, le faville si moltiplicavano in balia del vento, superando anche uno o due isolati, come se volassero. Avranno mai potuto sentirsi a questo mondo quanti furono presi nel mezzo? Alcuni caddero a terra soffocati dal fumo, altri persero i sensi e morirono subito, altri ancora riuscirono a scamparla per miracolo, ma non arrivarono a porre in salvo i loro beni. Tesori d'ogni sorta delle più preziose rarità finirono così in cenere tali e quali stavano, con una perdita incalcolabile. Nell'incendio andarono distrutte 16 dimore patrizie, le altre impossibili contarle. In tutto pare si arrivò alla perdita di un terzo delle abitazioni di Heian-kyo. Decine furono i morti tra uomini e donne, di cavalli e buoi non si conosce il numero. Le azioni dell'uomo sono sempre stolte, ma tra tutte, idiozia senza pari davvero è perdere il sonno e sperperare patrimoni per costruirsi una casa in un posto come la città, insicuro quant'altri mai. Direi che siamo ampiamente, ampiamente in un'altra atmosfera. Aiuta a comprendere questo anche un aspetto anche più legato
ha una filosofia buddista di altra natura. È un testo molto bello. Io, ripeto, sono testi tutti molto veloci e secondo me, nelle loro diversità, sono tre, quattro volumi che aiutano moltissimo a comprendere un po', il Giappone antico. Ripeto, andiamo dal 700, quindi dall'VIII secolo al 1200, quindi al XIII secolo, e quindi ce n'è di spazio perché parliamo di 5 secoli, giusto? Sì? No, 4, 5. Parliamo di un po' di secoli in mezzo, quindi la cultura cambia e si evolve, però sono molto interessanti perché si portano dietro un po' di atmosfere, un po' di riflessioni tipiche anche di quello che ancora noi percepiamo in parte come spirito antico del Giappone. Se avete ancora qualche curiosità, io ci sono, se no vi auguro una buona serata. Adesso penso la prossima volta che cosa possiamo raccontarci. Se avete delle preferenze, ben contenta. Mi piacerebbe comunque raccontarvi anche qualcosa di coreano e cinese se trovo, così da mischiare un po' le carte, vedere se ci sono delle cose che risuonano tra una cultura letteraria e l'altra. Allora, io vi ringrazio tantissimo, grazie mille, e se avete domande sono a disposizione e ci vediamo alla prossima live.